Ciao a tutti, stasera vorrei parlare delle 10 parole, ma prima di iniziare voglio chiederti qual è il tuo Dio? In cosa credi? In quale Dio credi? Su cosa si basa la tua fede? Sul sentito dire? Sul modo di fare dei tuoi genitori? Ci credi nella Bibbia? Ti definisci cristiano? Beh, lo sai chi era Gesù e qual era il suo vero nome? Era Yeshua, un nome ebraico, e lui era ebreo e viveva e pensava da ebreo. Lui serviva il Dio di Abramo e di Isacco e di Giacobbe. Ti dice niente? Il quale è l'unico Dio su tutto l'universo e ha scelto gli ebrei per rivelare la sua parola. La Bibbia, appunto, è il libro che ci permette di conoscere questo Dio e che ci è stato dato tramite il popolo di Dio. Attraverso la parola, Dio guida il suo popolo e tutta l'umanità intera. Queste istruzioni, conosciute con il nome di Torah, sono il fondamento accurato per conoscere tutto il resto della scrittura. È stata erroneamente tradotta con il nome di legge, anziché quello appropriato di istruzione o della via da seguire. La Torah trova il suo fondamento proprio nell'Eterno. Egli dichiara i suoi comandamenti sul monte Sinai e Israele aveva il compito di seguirli e di insegnarli agli altri. Così come il popolo ha seguito la Torah, lo stesso fece Yeshua, il Messia. Egli ha sempre affermato l'importanza della Torah e di seguire tali insegnamenti. In Giovanni 1,17 leggiamo: «Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Yeshua». Questo però non annulla, perché tanti citano questo versetto per poi annullare il resto. Leggiamo Romani 13, 8, 10. Non abbiate alcun debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri. Infatti questi comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza e non desiderare, se vi è qualche altro comandamento, si riassumono tutti in questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Yeshua va oltre le 10 parole, come vedete qui, perché per sentito dire un po' le conosciamo tutti. Quindi ci mette un carico maggiore, non le va a abolire, come dicono alcuni. Leggiamo Matteo 5, 17, 48. Non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti. Io non sono venuto per abrogare, ma per portare a compimento. Poiché in verità vi dico, finché il cielo e la terra non passeranno, neppure uno iota o un solo apice della legge passerà, prima che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà trasgredito uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma colui che li metterà in pratica e li insegnerà sarà chiamato grande nel regno dei cieli. E quindi facciamo attenzione a come prendiamo cosa ci conviene. E leggiamolo tutto questo capitolo che è molto molto interessante. Ora passiamo a Matteo 22, 35, 40, che dice: Uno di loro, dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova dicendo: Maestro, qual è il più grande comandamento della legge? E Yeshua gli disse: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. Questo è il primo e il gran comandamento. E il secondo simile a questo è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Ecco, con questo filtro, che con l'amore di Dio e del prossimo, andiamo a leggere questi comandamenti. Tra l'altro, Yeshua citava spessissimo il libro di Deuteronomio. Se non gli fosse piaciuto, non l'avrebbe fatto. Voglio leggere anche Michea 4,2, che verranno molte nazioni e diranno: Veniamo, salite al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe, egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la Torah, da Gerusalemme la parola del Signore. Dio non ha voluto lasciarci nell'ignoranza, come vedete questa istruzione è stata data anche per noi. Allora, le 10 parole: io sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù.
Non avrai altri dei davanti a me, non ti farai scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non le servirai, perché io, l'Eterno, il tuo Dio, sono un Dio geloso che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. E uso benignità a migliaia a quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non userai il nome dell'Eterno, il tuo Dio, invano, perché l'Eterno non lascerà impunito chi usa il suo nome invano. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Lavorerai 6 giorni e in essi farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è sabato, sacro all'Eterno, il tuo Dio. Non farai in esso alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro alle tue porte, poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra e il mare e tutto ciò che è in essi, e il 7° giorno si riposò. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato. Onorerai tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano lunghi sulla terra che l'Eterno il tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non farai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Non desidererai la casa del tuo prossimo e non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il tuo servo, né la tua serva, né il bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Allora, intanto vorrei soltanto dire che nel corso del tempo, purtroppo, questi comandamenti sono stati cambiati. Per esempio, la Chiesa romana nel Catechismo insegna così: il primo, non avrai altro Dio fuori di me; il secondo, non nominare il nome di Dio invano; il terzo, ricordati di santificare le feste, e quindi qui cambia tutto il significato. Poi, onora il padre e la madre, non uccidere, non commettere atti impuri, non rubare, non dire falsa testimonianza, e poi è stato spezzato l'ultimo in due: non desiderare la donna d'altri, e il decimo: non desiderare la roba d'altri. Però non sono proprio come quelli che ha detto il Signore, perché il Signore, come avete visto, dice: non avere altri dei lì fuori di me, non ti fare scultura al secondo, quindi non ti fare idoli, quindi anche questa cosa non viene rispettata. Cominciamo a farci due domande quando diciamo in che Dio crediamo. Dio non ama le statue, non ama gli idoli, non ama che noi ci prostriamo davanti a loro, li preghiamo. Il terzo è non pronunciare il nome di Dio invano. Il quarto, ricordati del giorno di Dio. Allora, qui può sorgere un dubbio che capisco, perché anche alcune Bibbie che dovrebbero essere quotate traducono con il giorno del riposo, ma io vi ho fatto fare un esercizio ad alcuni di voi di andare a vedere vari testi, tra quali la Nuova Diodati, la Nuova Riveduta e la King James, e di vedere anche altri. Quindi alcuni appunto riportano il giorno del riposo, e questa cosa ormai è entrata nel, diciamo, in tante assemblee, tra i cristiani è consuetudine pensare che il giorno sia cambiato, e quasi nessuno si pone il problema. Però se andate a vedere il testo, non vi dico il testo originario che riporta Shabbat, però vi invito a farlo, ovviamente c'è grande piacere nel farlo, però è importante che andiate a vedere le traduzioni che vi ho detto. Allora troverete che non c'è solo il giorno del riposo, c'è il sabato o il 7° giorno. Per cui qui mi fermo, queste cose devono farvi pensare, devono andare a scavare. Quindi abbiamo visto che qualcuno il secondo comandamento l'ha cancellato, e il decimo è stato diviso in due in modo da colmare il gap, e il quarto comandamento, appunto, che è diventato il terzo perché ha tolto il secondo, è diventato così: ricordati di santificare le feste, cosa che
per il Signore era molto molto importante il sabato, era molto importante. E King James dice: Do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Qui riporta entrambi, quindi per dire come è importante questo, quello che viene scritto, perché può stravolgere tutto. Il sabato era anche il giorno, l'unico giorno che non c'era la manna, veniva dato il sesto giorno una porzione doppia, quindi anche questo riferimento è bellissimo, ci può aiutare a capire e come il sabato sia un giorno di elevazione spirituale, un giorno in cui anche Dio si è fermato e serve per testimoniare la sovranità di Dio sull'universo. Voglio dirvi un'ultima cosa e per poi lasciarvi con... Vi volevo dire di fare una prova. I 10 comandamenti, andateli a leggere in Esodo 20, ce l'avete. E li trovate anche in Deuteronomio 5, da 2 a 22. Andateli a leggere e leggeteli al contrario, perché dal contrario si arriva dal basso, dal iniziare a non desiderare le cose degli altri, a capire chi si è, anche in comunità, se ognuno capisce il proprio valore e quello che può dare all'altro o togliere all'altro, non va sempre a vedere cosa gli manca, non so se mi spiego. Quindi andrebbero letti al contrario per poi arrivare proprio a onorare questo Dio, che come abbiamo visto lo possiamo conoscere solo attraverso la parola, non per il sentito dire, e attraverso quello che ci ha lasciato, i suoi comandamenti. Vorrei lasciarvi con Amen, che è l'acronimo di Adonai Melech Neeman, il Signore è un re fedele. Amen.